Prima cosa, vediamo come scaricare Eclipse, ambiente di sviluppo integrato per sviluppare software con linguaggi di programmazione Java, ma non solo, esistono diverse versioni di Eclipse anche per altri linguaggi. Allora, il sito è eclipse.org. Quando si arriva su questa pagina si clicca su download. Ecco, il primo consiglio che vi do è quello di non scaricare l'installer, ma andare a scaricare i packages qui. Poi a noi serve questo Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Quindi andate a cliccare dove vedete il vostro sistema operativo. Io uso Windows, quindi clicco qui. E a questo punto scarico i package, cioè una cartella zip. Una volta scaricata la cartella compressa, estraiamo i file contenuti. Uso 7-Zip, estrai qui. Ci vorrà un pochino per l'estrazione. Dunque, il download è terminato, quindi posso cancellare questa cartella e vado a rinominare la cartella che ho ottenuto, questa. Entriamo dentro la cartella e facciamo doppio clic su Eclipse, su questa icona, per avviare l'applicazione. Ecco, qui bisogna fare un po' di attenzione, perché quando si avvia Eclipse vi chiede di scegliere una directory, cioè una cartella come spazio di lavoro, workspace. Allora, io di solito cosa faccio? Poi ognuno naturalmente si comporterà come preferisce. Io vado a creare una cartella nella quale metterò i miei progetti. Posso avere diverse cartelle per diversi progetti. Qui mi organizzo un po' io in base alle mie esigenze. Allora, basta cliccare su Browse. Andare a cercarsi la cartella che serve. Dunque, a questo punto creo una cartella. Potete chiamarla come volete. Suggerisco di non lasciare spazi. Ecco, e poi una volta creata la cartella, l'andate appunto a selezionare e cliccate su seleziona cartella. Ecco che adesso qui compare il vostro workspace. Fate attenzione a questo perché altrimenti che cosa succede? Che quando avviate Eclipse, se avete scelto il workspace sbagliato, o vi dà errore perché potrebbe essere quello di uno spazio di lavoro al quale voi non avete accesso. Questo accade in laboratorio ovviamente, non sul proprio computer personale. Oppure potrebbe succedere che aprite una cartella con dei progetti che non sono quelli sui quali state lavorando attualmente. A questo punto potete cliccare su Launch. Bene, possiamo chiudere questa finestra se non ci serve, cliccando sulla X vicino Welcome. Ed eccoci qua nello spazio nell'ambiente di Eclipse. Avendo scaricato la versione per sviluppatori web, ci troviamo con queste proposte di progetti. Se non è quello che ci serve, cioè se noi stiamo lavorando con Java Standard Edition, quindi non vogliamo realizzare delle applicazioni distribuite, dobbiamo cambiare la perspective. Come si fa? Allora, ci sono due modi, uno più veloce e l'altro un pochino più movimentato, diciamo, articolato. Vediamo quello più articolato. Si clicca su Window, si va in Perspective, Open Perspective. Ora, talvolta vi appare già Java, come in questo caso, e basta cliccarci sopra. Se non doveste vedere Java, basta cliccare su Other e si apre questa finestra Open Perspective. E a questo punto selezionate Java e poi cliccate su Open. Oppure
più velocemente andate qui in alto a destra, c'è questa icona, sembra un po' una tabella con un più sopra. Se vi posizionate sopra col mouse, vedete che compare Open Perspective. Cliccandoci sopra si apre subito la finestra Open Perspective e quindi potete scegliere Java. Cliccando su Open, vedete che cambiano i suggerimenti. Vediamo ora come creare il primo progetto Java. Quando avete questo suggerimento, potete cliccare direttamente su Create Java Project, oppure, nel caso in cui non compaia, potete andare su File, New, Java Project. Bene, bisogna inserire a questo punto il nome del progetto. Il nome del progetto può essere scritto, non ci sono regole particolari da seguire per scrivere il nome del progetto, quindi potrebbe anche essere tutto in maiuscolo, tutto in minuscolo, maiuscole, minuscole, spazi. Il suggerimento che vi do è quello invece di usare dei nomi senza spazi, perché questo nome di progetto diventa poi il nome di una cartella e quindi conviene non lasciare degli spazi. Ora io chiamerò questo progetto addizione. Ecco, vi suggerisco, visto che stiamo lavorando con Java Standard Edition, quindi faremo dei progettini Java molto semplici, di togliere la spunta a queste checkbox, alla checkbox create module info.java file. Perché il modulo non è altro che una modalità di organizzazione di packages, cioè praticamente serve per organizzare meglio tutto il codice Java, ma questo in progetti di una certa dimensione, quindi a noi non serve assolutamente a nulla. A questo punto potete cliccare su Finish. E vedrete sulla vostra sinistra, nel Package Explorer, comparire la cartella di progetto addizione. Cliccando su questa freccettina a sinistra, vediamo che dentro ci sono le librerie di Java, JRS System Library. JRS significa Java Runtime Environment, quindi diciamo sono librerie che servono, e non solo le librerie, ma tutto ciò che serve per l'esecuzione del codice. E poi abbiamo questa cartella SRC. SRC è un'abbreviazione per source, che conterrà il codice sorgente. Vi ricordo che il codice Java è organizzato in moduli, package e classi. Infatti, se andiamo a cercare la documentazione di Java, io qua ho messo la versione 21, che è quella che sto utilizzando, digitando in un browser Java API 21. Accediamo a questa pagina che ci mostra una overview del codice Java e vedete che c'è un'organizzazione in moduli che è stata aggiunta a partire dalla versione 9, dove ogni modulo racchiude delle classi che servono per ben determinati scopi. Noi penso utilizzeremo principalmente questa, java.base. E se entriamo dentro il modulo possiamo vedere che c'è una ulteriore organizzazione in package e ogni package contiene delle classi, quindi è un'organizzazione del codice per gestirlo meglio. Quindi se i moduli noi non li usiamo, però i packages sono fondamentali, sono richiesti. Esiste un package di default, quindi se vado a creare, vi faccio adesso un esempio, vado a creare una classe cliccando su SRC con il tasto destro del mouse e scegliendo New Class, posso inserire il nome della classe. Vedete che qui vicino Package mi mette Default, però da qualche parte poi dovrebbe anche comparire un warning che mi dice che l'utilizzo del package di default è sconsigliato. Quindi non vi faccio vedere questo warning, vi dico subito: non va bene usare il package di default, quindi cancelliamo. E prima di creare la classe andiamo a definire un package. Un package, immaginatelo come una sottocartella. Quindi, new, tasto destro del mouse su SRC, new package. Ora, package
I nomi dei package devono seguire la seguente regola. Devono essere scritti tutti minuscolo, senza spazi. Ok? Quindi, in realtà ci sono delle indicazioni precise sui nomi da dare ai package, però per il momento lasciamo stare queste indicazioni e scriviamo addizione come nome di package tutto in minuscolo. Possiamo cliccare ora su finish. Vedrete comparire quest'altra cartella addizione. Ora finalmente possiamo cliccare su addizione e andare a creare la classe che con estrema fantasia si chiamerà anch'essa addizione. Ma qui c'è un'altra regola di naming da seguire, importantissima, che appunto dice che le classi devono sempre avere nomi che iniziano sempre con lettera maiuscola, quindi A. Addizione. Inoltre, siccome questo per noi è un programma eseguibile, già che ci siamo, andiamo a cliccare qui sulla checkbox vicino a Public Static Void Main, così ci scriverà subito questa riga di intestazione che non è altro che il metodo main, metodo necessario per poter eseguire il codice. Senza il metodo main, una classe non è eseguibile. Quindi clicco qui, finish. Ed ecco comparire il codice. È un po' piccolo per ingrandire il font. Il modo più veloce consiste nel premere sulla tastiera CTRL e poi il tasto più, non sul tastierino numerico, però sulla tastiera centrale, fino a quando si raggiunge la dimensione di font desiderata, oppure CTRL- per ridurla. Quello che vedete qui è un commento su una riga che viene aggiunto automaticamente, non ci serve e lo possiamo cancellare. Ecco, questa è la struttura di un programma Java eseguibile. Per mostrarvi come eseguire questo codice, inserisco nel main un'istruzione. L'esecuzione avviene andando a cliccare su questo pulsantino qua che sembra un po' il play dei telecomandi, vedete run, clicco, mi dice che devo salvare il codice e appare la console con scritto Hello World. Nel caso in cui la console non fosse visibile per un qualche motivo, andate sempre su Window, Show View e qui potete aprirla cliccando su Console. Una volta che ho scritto il mio programma, come faccio se voglio salvarlo da qualche parte che non sia il workspace? Perché vi ricordo che se andate nel vostro workspace, quindi questo, trovate proprio, vedete, la cartella con lo stesso nome del progetto, all'interno della quale ci sono un po' di sottocartelle. Dentro SRC c'è il package che è sempre una sottocartella e poi finalmente il file addizione.java. Dentro a bin il file ha estensione.class perché non contiene più codice sorgente Java ma bytecode, cioè il codice generato dal compilatore Java che poi potrà essere eseguito su qualunque macchina che abbia installata la Java Virtual Machine. C'è anche un altro modo, senza andare nel workspace, che consiste nell'andare in Eclipse a copiare o l'intero progetto, il che poi ci porta ad avere una cartella come quella già vista nel workspace, o anche solo il file. Quindi posso cliccare con il tasto destro del mouse sul file, scegliere copy, andare da qualche parte nel mio computer, per esempio sul desktop, e incollare. Ci sono altri modi per esportare il codice che al momento non ci servono, quindi non ve li propongo neanche, vedremo più avanti.